Ragazzi, bentornati a un nuovo gameplay di Bioshock Infinite. Io vi volevo ringraziare per tutti i commenti, per tutte le iscrizioni, per tutti i like e anche dislike, se riuscite poi a darci qualche feedback su che cosa va e su che cosa non va dei nostri video. Allora, siamo qui di nuovo con una nuova puntata di Bioshock Infinite. Io purtroppo non sono ancora del tutto ok, quindi vi chiedo scusa. Stiamo editando un po' di video, quindi potrebbero esserci anche dei video di me con la voce normale, quindi praticamente col fatto che dobbiamo caricarli da altri posti e poi prima registrarli, editarli e poi caricarli, insomma tutto un casino, i tempi si allungano. Volevo anche dirvi di guardare video con me Joe, perché questo è eccezionalmente giocato solo da me, fra, quindi andate a vedervi gli altri video, lasciate commenti e sotto la mail tra le informazioni trovate anche dove scriverci. Bene, siamo ritornati qui, abbiamo due vigor al momento, uno col fuoco e l'altro col oddio adesso abbiamo possessione, quindi non so quanto dura sta possessione, mi fa un po' paura, ma bene, perché poi l'ho dovuto distruggere, perché poi magari quello che fa è, insomma, mi crea problemi queste fantastiche torrettine. Allora, vediamo se nei barili allora, caffè, l'arma me l'ha presa, ok. Vediamo se c'è qualche altra torretta che mi fotta la grande. Ok, direi che entriamo a mangiarci un po' di maiale. Guarda cosa c'è qui. Devo dire che per il momento non sembra come Bioshock, cioè le munizioni sembrano abbondare, quindi direi che per il momento, finché riusciamo ad avere munizioni, di utilizzarle. Non so se vi ricordate, in Bioshock invece avevo cercato di tenerne il più possibile, forse troppo, infatti usavo sempre la chiave inglese, che qui sarebbe l'equivalente a quell'uncino triplo. Bene, l'ascesa di Columbia, vabbè, direi che me ne frega niente. Abbiamo compagnia. Proprio così. Perché mi state seguendo? Eravamo già qui. Perché tu segui noi. Io. Aperitivo? Beh, un aperitivo non si dice mai di no. Beh, io qua ho paura che poi mi saltino tutti addosso. La differenza tra la vita e la morte. Lo scudo aggiunge il campo magnetico respingente per aumentare le difese. Beh, direi, cioè, cos'è stato? Sorprendente. Sorpresa che funziona. Ma un campo magnetico uccide. Ah, quindi mi voleva uccidere sta bastarda. Brava. La gente mi offre cose gratis. Wow! Ancora peggiore, perché oggi è il giorno che segna la secessione del mondo. Direi di andare avanti, vediamo un po'. L'alcol ti dà salute, ma riduce i tuoi sali. Va bene, allora non mangerò mai. Attaccati. Wow! Minchia, che salto! Io che ho magnetizzato.
Wow, che salto. Ok. Ah, qui ho solo doppia arma. Non è come in Bioshock che mi portavo dietro l'arsenale. Vabbè, direi. Allora, so che è impossibile rimanere stealth in questo gioco, ma cerchiamo di... Ecco, non c'è come parlarne. Chi è che mi sta sparando addosso? Ma chi mi sta sparando addosso? Ma chi mi sta sparando addosso? Allora andiamocene prima che cominci a... Una donna? Una donna? Ah, ecco. Che capra che sono! Bene. Ah, c'ha la testa di... della Statua della Libertà? Senza munizioni, wow. Lì non so se riesco a saltare. Che cos'è? Un altro Vigor? Ah no. Bene, allora andiamo subito fuori a vedere com'è il resto della città. Direi no, basta, non ho smesso di bere. Esamina la cassa, bene. Un'altra cassa, qui posso entrare? Niente, non posso entrare. Ma come faccio a saltare... Devo saltare in basso? Olè! Allora, devo capire dove cacchio devo andare. Allora, bene, qui ci siamo. Più che altro non vedo uncini. Ah, eccolo. Ma io posso scendere qua? No, ok. Quindi scendiamo qua. Ole! La scopa! Questa è fondamentale. Ok, qui dovremmo comunque essere nella zona residenziale, quindi bene o male... Insomma, problemi non ne dovremmo avere. Allora, vediamo dove devo andare. Quindi vado di qui.
aspettavi che facesse? Quei poveri negri. Doveva succedere. La violenza non è una conclusione scontata. Stampa. È lui, quello che cercano. Scappa. Ti stanno cercando. Polizia, ci serve il vostro aiuto. Sono qui. Abbassa la voce. Beh, andiamo di qua. Padre Washington, ascolta la mia preghiera. Che cos'è? Usa il lavandino. Non è come Dishonored che posso... A terra! Oh merda! Oh Dio mio! Bene. L'unica cosa è che si consuma veramente velocemente come si chiama, il mana del Vigor, ora non so più come si chiama, prima era Liv, adesso cos'è, i sali. Quindi devo stare attento, allora qui. Non danneggiare i tuoi alleati, ma invece ti voglio danneggiare. Che... col cacchio, poi dopo diventi... Esatto, dopo mi spara addosso. Mentre secondo me è utile il fatto che si suicidiano, non so se avete visto, ma... Se praticamente viene fatto la... Oh, una chitarra. Ok. Cioè, se tu usi la possessione e questo si suicida, è un conto, ma se poi ti spara di nuovo un dosso... Era trasfigurato dai miei scalpi. Mi chiese di quelli bianchi. Beh, signore, se la preda vive nella giungla e si accoppia coi colori locali, perché andare per il sottile? Nessuna risata. O non ha mai visto qualcuno assumere i costumi locali, o ne ha visti troppi. Comunque sia, ora mi ha incaricato di cacciare Daisy Fitzroy. Spero non si aspetti che gliela impagli. Fitzroy! Grande. Chi cavolo è David Fitzroy? Beh, sali. No, i sali mi fanno comodo. Minchia, levati. E quando l'angelo Columbia diede ai fondatori gli strumenti per costruire il Eden, lo fecero senza esitazione. Per 85 anni prepararono la via del Signore. Ma quando venne il grande apostata, portò con sé la guerra e i campi dell'Eden si impregnarono del sangue di fratelli. L'unica emancipazione che aveva da offrire. Un vero peccato. La morte. Minchia, un po' schifoso.
Cioè, notate bene, ci sono le mosche, quindi non so, mi sali. Quindi cos'è? Una vita che non... Cioè, sta andando veramente tutto in putrefazione. Allora, qui ci sono passato, quindi qualcosa mi dice che devo andare al primo piano. E così il profeta ci condusse a Pechino. Inseguitelo! Avetelo bloccato! Continua a sparare! Io non so neanche perché li ho attaccati, francamente. Mi sto chiedendo perché l'ho fatto. Ma dov'è? Ti darò una lezione. Olè. Allora, qui ho preso tutto. Sì, direi che ho preso tutto. Quindi corriamo dall'altra parte e facciamo il culo a questo stronzo. Bene. Però se non mi prendi la roba, maledetto. Continuate a sparare. Ma quanti sono? Minchia, numero! Numero! Cos'è questo? Allora, aumenta la salute massima, aumenta la capacità dello scudo, aumenta... Beh, adesso direi che facciamo, andiamo di salute, perché... Che ho ordinato il dottore. Finalmente! Ascoltiamoci la musica. Da cosa esattamente ha emancipato i negri il grande emancipatore? Ah, ma questi sono i Ku Klux Klan? Pane quotidiano! Dalla nobiltà di un lavoro onesto. Chi mi sta sparando addosso? Dai mecenati che li sostenevano dalla culla alla tomba, dai vestiti e da un alloggio. Beh, io vado di qua, cosa hanno fatto della propria libertà? Basta andare a Fington per scoprirlo. Nessun animale libero, eccezione fatta per l'uomo. Ma vivo. Tutti sti corvi qua sono normali per loro? Occuparci del resto del creato. L'anarchico. Colombiani ti... Ah, colombiani. Via, push. Allora, vediamo un po'. Dove arriviamo? Abbiamo spade e nostra difendere, ok. Quante ne ho? 128 su 140. No, vabbè, è che sono abbastanza a posto. Il cinematografo, vediamo se c'è l'ombra. Questa è una grave mancanza. Allora, dove cavolo devo andare? Scaffale farlocco. Che cos'è questo? Equipaggiamento composto da abilità ti danno abilità uniche. Aumenta il 50%. Ok. Direi di prenderlo. Allora, gelato. Oh, abbiamo preso tutto. Vediamo, questo marcisce. Beh, direi di andare.
Comunque, insomma, mi aspettavo l'ombra su quel robo. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Cos'è? Bacca aria sulla corda di sol. Perfetto. Non fallirò ancora. Io direi di andarci, non so perché. Basta tormento. Minchia, ho esaurito tutti i sali. Ma dove cavolo è? Non la deluderò. Questo che cos'è? Questo cos'è? Un po' di vigor. Olè. Ok. Ancora, ma che cazzo c'è? Ah, eccolo qua. No, devo dire che, vabbè, a livello facile naturalmente si vede, non ho problemi di proiettili o di cose del genere. Allora, cappello. 70% probabilità che bersaglio corpo a corpo si incendi. La vittima su 10. Beh, lo prendo. Chissà che figo che sarò col cappello alla Lincoln. Questo è distrutto. Bene, andiamo avanti. Il falso profeta, questo anarchico, o è un nano mulatto, oppure un francese a cui manca l'occhio. Ammetto che da quella stazione arrivo a Monumentale. Va alla stazione delle navette, bene. E dove devo andare? No, qua. Beh. Va bene ragazzi, io direi che anche per questa volta è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, seguite i video con me e Gio. Scusate se sono un po' giù di tono, ma non sto molto bene. E vi inviterei, insomma, a iscrivervi, a lasciare commenti e tutto il resto. Va bene ragazzi, io vi saluto, ciao, alla prossima!